NFT, non solo speculazione, ma anche vero business per e con la musica. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, credito e assicurazioni e di tutti gli argomenti collegati e anche interessanti che si legano al business. Prima di andare con i miei due ospiti, oggi non ce n'ho solo, ce n'ho due giovani, beati loro, che ci parleranno di una cosa un po' particolare, ti ricordo che di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una base per capire bene come diversificare i vari investimenti, così quando arrivi da me che mi fai tante domande, tante già stanno, le risposte sono già qua dentro. Ma torniamo ai miei due ospiti. Allora, intanto benvenuti, grazie di aver accettato. Sono Matteo Casadio alla mia sinistra, poi non so come verrà, e quello con i capelli un po' più rasati al lato, e Stefano Ollino alla mia destra. Ciao Stefano. Ciao, ciao Alfonso. Loro sono i fondatori di Bubble. Che è Bubble? Adesso ce lo spiegano loro. È una cosa, una società che si sono inventati e dove usano gli NFT con la musica. Sì, con la musica, una cosa nuova, complimenti a loro. E ci spiegheranno intanto, iniziamo da chi è Bubble, perché questa è la cosa principale. Spiegate un po' la vostra società, che siete tutti e due co-founder. Chi inizia? Beh, allora io racconterei a questo punto prima la storia, nel senso che non siamo partiti insieme, tutti insieme. Ho iniziato da una parte io con Quink, che è una startup tech con una decina di ingegneri informatici, a sviluppare NFM, che è un progetto molto simile a Bubble, sicuramente meno completo. Matteo, quanti anni hai per la cronaca, così anche gli altri ragazzi che ti vedono capiscono che anche se sono giovani possono fare qualcosa? Ne ho 21. E tu invece, Stefano? Io ho 35. Tu sei vecchietto, porca miseria. Oh. Sì, infatti sta domanda pensavo sorvolassi, però se vuoi dico 24. No, lo faccio anche perché chi poi ascolta, sente e dice: ma anche se sono giovane, ho 20 anni, posso fare, insomma, ecco, per esempio, capito? Sì, però la mia agenzia di comunicazione l'ho aperta a 23, quindi dai, grande. Sono il vecchietto, ma ho iniziato anch'io da giovane. me lo posso permettere perché io sono più vecchietto rispetto a voi, vi posso fare queste battute, Certo. No, tra l'altro, insomma, finché sei giovane, finché non inizi ad invecchiare, secondo me hai molta più energia e molta più capacità di elaborare pensieri logici. Cioè, pian piano invecchiando perdi un po' queste capacità, quindi prima inizi meglio è. Chiaro che poi devi anche formarti, però ecco, è una cosa che può andare nello stesso momento. E niente, quindi stavo dicendo, io e Quink da una parte stavamo realizzando NFM e Stefano invece, Mattia, più insomma altre persone, stavano realizzando un progetto che era simile al nostro, probabilmente uguale, e noi contattando Mattia, che è un management musicale, lui ci ha detto appunto che lavorava con Stefano e insomma, siccome c'era sintonia, c'erano competenze complementari, abbiamo deciso di unirci piuttosto che fare la guerra, tanto il mercato è enorme, quindi ecco, poteva essere solo una cosa positiva unirsi e lavorare insieme. E quindi ci sono io come persona fisica, Quink che è la startup tech, Stefano che è un designer, un'agenzia di comunicazione e design del prodotto, e Mattia che è management musicale, e poi abbiamo in realtà vari advisor, varie personalità di spicco sia nel mondo cripto sia nel mondo musicale, che insomma ci supportano soprattutto al lato legale e insomma ci danno un sacco di consigli preziosi. E quindi avete fondato Bubble. Scusa. No, dicevo appunto, per rispondere poi in poche righe, che cos'è Bubble? È un marketplace NFT verticale sul mondo musicale. Quindi di base noi ci proponiamo di
aprire un marketplace, quello che una volta si chiamava e-commerce, ok? Però appunto per gli NFT sul mondo, nel mondo musicale. Oh. La premessa che voglio fare è che qua non stiamo vendendo gli NFT che sono fuffa, la maggior parte presenti sul mercato, che c'è stata una speculazione incredibile questi ultimi anno e mezzo. Infatti il mercato è crollato da 15 miliardi a 1 miliardo circa, ho letto una statistica di questi ultimi periodi, ci sono state speculazioni incredibili, tanta gente ha creduto a questa favola, perché poi era una favola, di usare questi NFT come se fossero spillette da mettere qua, che non c'erano nessunissima utilità, e quindi giustamente alla fine si è afflosciato tutto. Voi invece avete pensato agli NFT accoppiati a una cosa seria di business vero, no? Quindi è una cosa che non stiamo parlando di fuffa così generale. Chi vuole dire di voi due cosa sono, velocissimi, cosa sono gli NFT, non fungible tokens, cosa sono, che siete più bravi di me tecnicamente? Ma diciamo il concetto di NFT è molto semplice, ovvero contenuti digitali che vengono tokenizzati, quindi portati su blockchain, gli viene attribuito un codice univoco, quindi non troverai mai un altro NFT con lo stesso codice, e questo garantisce l'autenticità e l'esclusività del contenuto dell'NFT, e inoltre essendo su blockchain puoi verificare, sempre verificare chi l'ha creato e tutte le transazioni che sono state fatte. Facciamo un piccolo inciso, la blockchain è quella base su cui si basa anche il Bitcoin, che è un registro, sì, condiviso, immutabile, perché per cambiarlo servirebbe l'accordo di tutti quanti, quindi è una cosa che una volta fatta lì non si può più cambiare, è come se ci fosse la firma dell'artista, di chi l'ha fatto, dice questa è la copia 1 mia, è la prima, basta, le altre sono tutte copie. Giusto? Te l'ho, esatto, fatta più semplice, no però? Sì, no, ma è giusto il concetto. Bene, e quindi sono nati questi NFT quando? 2 anni fa, 3 anni fa? Quando sono nati? Adesso non mi ricordo esattamente. Ma allora, i primi marketplace sono nati intorno al 2017 e c'era già stato qualche caso anche prima di tokenizzazione di un contenuto digitale, però non si parlava ancora di NFT. Quindi sì, diciamo intorno al 2017 principalmente. E poi, quando vi è venuta l'idea di fare questa cosa? Allora, dalla nostra parte, diciamo, abbiamo iniziato a lavorarci ad aprile del 2021. E come, quindi gli NFT portati, il discorso musicale, cioè quali sono i vantaggi che voi avete pensato di poter portare con la vostra società? E allora, diciamo... abbiamo una serie di vantaggi, soprattutto alcuni anche nel lungo periodo. Ad oggi quello che la piattaforma permette di fare è monetizzare dei contenuti che prima l'artista non poteva monetizzare, quindi nuove forme artistiche. Per fare un inciso, siamo sull'industria musicale, non sulla musica, ovvero anche sulla musica, però non è il core del nostro progetto, per vari motivi, per il fatto che insomma gli artisti, molti degli artisti hanno vincoli, cioè contratti di esclusiva con le etichette, con le major, e quindi non possono farlo. Sta cambiando questa cosa qui, già prima degli NFT, è una cosa un po' slegata dagli NFT, sempre più artisti diciamo vanno meno dalle major, dalle etichette, vanno più da realtà di distribuzione, e però comunque è ancora molto presente questo fattore, quindi non è molto sostenibile essere solo sulla musica. Ed essere solo sulla musica non significa tanto creare delle tracce esclusive, quindi che magari in una o poche copie che solo chi l'acquista può ascoltarle, ma significa principalmente cedere i diritti d'autore di una traccia. Quindi quella traccia non è esclusiva, sarà pubblica sulle principali piattaforme di streaming, in radio, in base alla traccia, quanto è popolare. E quindi tu comprando questo NFT compri una parte dei diritti d'autore e ricevi indietro le royalties di quella traccia, quindi in base a quanti streaming ha fatto sostanzialmente, streaming o download. E, quindi semplifichiamolo un po', cioè se io mi compro un NFT prodotto da voi, no, partecipo ai guadagni, in piccola parte chiaramente, che quella canzone di quell'autore, quella musica fatta da quel musicista, e guadagnerà nel tempo. È così un po'? Ho capito bene? Questa è una piccola parte. Diciamo che
abbiamo dei competitor, cioè piattaforme NFT musicali, che però hanno solo questa parte qua, invece questa è una piccolissima parte per noi, nel senso che ad oggi vediamo gli NFT nel mondo musicale più utili e concreti per altre tipologie di, insomma, altre forme di contenuti, ecco. Quindi noi ci posizioniamo nel segmento utility. Cosa vuol dire? Che oltre alla parte artistica, all'artwork, c'è delle utilities, delle utilità connesse, che sono ad esempio attività real life con l'artista, attività sociali o, appunto, nel caso dei diritti d'autore, delle tracce, un ritorno economico relativo allo sfruttamento dei diritti commerciali dell'opera, che in realtà non è solo sulla parte musicale, ma esistono tantissimi diritti che tu puoi cedere. Però in Italia non so quanto è esperto il tuo pubblico, quindi non so se andare a definire. No, non andiamo troppo nello specifico, diciamo rimaniamo più sulla base sopra, cioè io cerco sempre di semplificarlo. Quindi io, oltre a poter partecipare al business di guadagno di questa canzone, magari posso partecipare a un concerto privato se fa una cosa, una traccia solo per quelli che hanno comprato questo NFT, se fa, che ne so, un evento, scrivo un libro, cioè cose particolari che prima era complicatissimo seguire, no? Penso di aver capito che sia questa la cosa. Esattamente. Per farti adesso un esempio al volo, per far capire bene il concetto di monetizzare qualcosa che prima non potevi monetizzare, abbiamo un artista, adesso non facciamo nomi, che ha pubblicato una foto su... ha pubblicato una foto su Instagram e ha fatto più o meno 250.000 like. Chiaramente non tutte quelle persone comprerebbero l'NFT di quella foto, però anche solo se costasse $1 e poi avesse delle utilities connesse, ad esempio accedere in anteprima al merchandising, siccome insomma sono limitati, sicuramente ce ne sarebbero state veramente tante, quindi lui avrebbe potuto monetizzare quella foto, cosa che su Instagram non può fare. Questo è uno dei tanti esempi in realtà che di utilizzo concreto degli NFT. E quindi sì, insomma, noi vediamo gli NFT più come tecnologia, quindi siamo d'accordo prima quando hai parlato insomma della parte speculativa, del fatto che la maggior parte, senza dar percentuali, degli NFT non sono sostanzialmente niente, cioè non hanno né una parte artistica né delle utilities, è vero, e noi infatti cerchiamo di posizionarci in maniera differente, quindi dare un utilizzo concreto di questi NFT. Quindi voi potete aiutare magari artisti emergenti che non le major non prendono neanche in considerazione, perché immagino che ci sia un minimo di X per poter essere presi. Con voi possono anche cominciare a fare un lavoro per poter guadagnare piano piano da quello che è la loro produzione e crearsi una base di fan, crearsi tutte queste cose che magari tante io non riesco neanche a immaginarle, però magari voi, lavorando in questo settore, potete proporre a quest'artista tante cose su cui andare a lavorare, immagino sia questo, no? Sì, allora noi infatti nel nostro modello di business gli artisti emergenti sono una parte centrale, è molto importante, e diciamo il loro gli NFT per loro servono innanzitutto a monetizzare, quindi sia magari a raccogliere soldi dai fan semplicemente perché vogliono supportarli, cosa che potevano fare anche prima ma non ricevevano niente in cambio, sia invece investire direttamente sull'artista, sia con un NFT banale, immaginiamoci adesso in questo caso l'NFT come se fossero azioni di una società e l'artista fosse la società, quindi lo compro adesso che non ti conosce nessuno, in futuro se la tua carriera cresce posso rivenderlo a di più. Ma anche, ecco, esempi più specifici, anche solo un'experience con l'artista, un'experience magari particolare, che ad oggi magari te la compro per pochissimo, perché, insomma, sei sconosciuto, magari se ti scrivo me la dai gratis quell'experience, però magari non la riscatto e magari dopo 2 anni, quando sei diventato famoso, posso rivenderla e chi la compra ha la possibilità di vivere quell'experience con quell'artista. Magari... Quindi, magari partecipare al backstage di un concerto, che ne so, oppure una serata in un teatro, una cosa del genere, immagino, no? Anche, assolutamente sì. Così io faccio degli esempi pratici da persona della strada, no? Da quello che
che dice certo. che potrei fare comprando questa cosa. E l'altra cosa che mi è venuta in mente, che si collega un po' all'NFT come fate voi, alla finanza, perché poi sai, io faccio il consulente finanziario, penso sempre no, al discorso anche raccogliere soldi per finanziare, che so, un disco. Io voglio fare un disco nuovo e dico, vendo 100.000 NFT a un euro l'uno, non lo so, dico, sto dicendo così, raccolgo 100.000 euro e produco questo disco, questo album, no, faccio tutto i video e quant'altro. Potrebbe anche essere questa una cosa. Assolutamente sì. Esatto, sì, una sorta di crowdfunding su blockchain, dove però il fan che ti supporta è realmente il proprietario di qualcosa e non ha semplicemente supportato la causa. E anche perché quelli che vengono considerati artisti emergenti dalle case discografiche piuttosto che dalle radio o insomma dai canali, definiamoli istituzionali, no, di trasmissione, sì, in realtà sui social hanno magari delle fanbase veramente ampie. Quindi questa potrebbe essere un'opportunità vera di monetizzare i loro contenuti. Ci sono un sacco di artisti che per il mainstream sono sconosciuti, poi vai a vedere un loro profilo social, magari hanno 300.000 follower. Magari le avessi io 300.000 follower. Io non faccio una cosa così, così interessante come un artista che sicuramente è molto più mainstream di me, di quello che parlo io, che è un po' annoiante tante volte. No, certo, interessantissimo. Senti, prima hai fatto solo un accenno a chi lavora in Bubble, no? E quindi ci sei tu sulla parte, sembra di aver capito, più creativa dal lato tecnologico, penso. E invece Stefano è quello più creativo dal lato pratico di grafica, di marketing, o mi sbaglio? Se non ti sentiamo. Direi che è corretto. Sì, io ho il vizio di mutare il microfono e non togliere il muto quando poi inizia a parlare. Infatti gran parte delle nostre call iniziano con stese in muto. E, sì, sì, hai detto correttamente. Allora, Matteo è il CEO. Io sono co-CEO e direttore creativo, quindi diciamo i due volti principali di Bubble, lato creativo e lato comunicazione. E, poi abbiamo Antonio Marotta e Umberto Ciriello, che sono rispettivamente CTO e CMO del progetto, nonché co-founder di Quink, che è l'azienda che sviluppa la parte tecnologica. E poi c'è Mattia Zibelli, che è di MZ Management, che fa tutta la parte di relazioni con la musica. E, scusate che c'è una visita da parte di mio figlio, che appunto si dedica di tutta la parte legata agli artisti musicali, in quanto lui manager con anni di carriera. Infatti era l'altra domanda che volevo fare, dico, ma voi non siete espertissimi sul lato musicale, no? Infatti mi ha detto adesso che c'è una persona che invece conoscerà gli artisti, conoscerà il mondo della musica, di come parlarci, seguirli, perché hanno tutto il loro mondo che è completamente diverso da quello di cui sapete voi, no? Immagino. Decisamente. In realtà io con la mia agenzia True Flavor, che appunto si occupa di grafica, ho lavorato da sempre con gli artisti musicali, ed è per quello che ho conosciuto Mattia ormai 10 anni fa, quando lui ancora lavorava con J-Ax, Fedez e compagnia cantante, che in questo caso ci sta proprio a pennello. Perfetto, però certo. Sì, lato, io conoscevo la parte creativa del mondo musicale, quindi come rapportarmi con gli artisti, lato prettamente creativo. In questo caso, dove gli artisti vanno coinvolti a un livello più alto, Mattia conosce tutte le dinamiche, chiaramente, anche con le major, con i vari management, contrattualistica degli artisti, insomma, tutte queste parti un po' più burocratiche e delicate, oltre ad avere un portafoglio di conoscenze molto più ampio del nostro, motivo per cui è stato un passo praticamente scontato quello di farlo entrare con noi sin dall'inizio. Infatti lui comunque è un co-founder a tutti gli effetti, perché ha iniziato questo percorso con noi.
Quindi voi avete unito ognuno la sua competenza in un settore o in un altro per creare una macchina perfetta, mi sembrerebbe, come l'avete chiamata voi, per poter aggredire. Vabbè, dai, oh, dai, fatevi fare un complimento, insomma, ognuno uno fa una cosa, uno fa un'altra, ci sta, no? E lo sai che le società, le start-up, il successo viene dal team, non viene da una persona, è quello, perché una persona sola non riesce a fare niente. Questo è quello che ho imparato sentendo tante start-up che parlavano con me, è normale, no? No, quello è verissimo, ma infatti poi mi taccio perché sennò se parto a macchinetta. E noi, a differenza di tanti progetti, siamo partiti proprio dalla creazione di un team solido dove ci fossero competenze reali in ogni settore, anziché mettere prima la comunicazione, l'hype, generare questa nuvola incredibile, bellissima di sogni. Ho detto no, noi partiamo creando un team solido, degli advisor solidi, perché poi una cosa molto importante, oltre ai team di co-founder, abbiamo degli advisor anche lì verticali, lato legale sulla blockchain, lato legale sui diritti musicali. Stefano, lato legale, voi siete seguiti da Matteo Flora e Company? Sì, dallo studio 42 Law Firm. Sì, sì, Matteo, sì, l'ho intervistato 2-3 podcast fa, è fighissimo, mi fa troppo forte. In realtà il nostro legale, che salutiamo, cogliamo l'occasione per salutarlo, e che ringraziamo perché comunque ci ha seguito sin dall'inizio proprio in un accompagnamento, e adesso è diventato nostro advisor, e l'avvocato Giordano, Marco Giordano, quindi uno dei partner dello studio. MTG, come lo chiamano? MTG, in arte MTG, esatto, negli ambienti blockchain MTG, e anche Lucia Maggi, che ci sta seguendo tutta la parte invece legata, che è la CEO di 42 Law Firm, che ci sta seguendo lato diritti musicali, contrattualistica con gli artisti. E poi per completare il board degli advisor c'è anche Sara Nogler, PR, direi, di riferimento in ambito blockchain e web 3. Quindi stiamo veramente investendo tanto sul team per creare quel grado di reputazione sufficiente per dire ok, ci siamo e siamo un progetto solido. Infatti l'altra domanda che ti stavo per fare è: bene, avete creato tutta la base, adesso il progetto per il mercato qual è? Perché da quello che ho capito, a breve andrete proprio a cercare di sfondare sul mercato in un modo massiccio, giusto? Sì, in realtà, proprio per completare un po' il discorso di prima, in ambito Web3, quindi nel mondo blockchain, crypto, NFT, è molto più frequente trovare chi prima ti parla del sogno, raccoglie i soldi e poi forse crea il progetto. Noi siamo partiti in maniera opposta, sia col team, ma abbiamo anche già sviluppato la piattaforma, che appunto uscirà alla fine di quest'anno. E sì, cerchiamo insomma di fare tanto rumore fin da subito, farci conoscere un po' da tutti e raccogliere utenti. E faremo un lancio di 3 mesi, sostanzialmente, dove 12 artisti, quindi una settimana, pubblicherà il suo progetto NFT unico con forte utilities per convalidare il modello di business, perché nonostante siano ormai tanti i casi, soprattutto a livello internazionale, ma anche nazionale, insomma, sono vari, manca un po', ecco, questo fattore, bisogna convalidare il business, e per portare degli esempi di contenuti NFT, di progetti NFT di interesse e monetizzabili a tutta la music industry, quindi ad artisti, management, etichette, measure, eccetera, perché manca ancora un po' un'idea precisa nella maggior parte, diciamo, di questi player di cos'è un progetto NFT. E quindi, diciamo, questi sono i nostri obiettivi, oltre che posizionarci come piattaforma di riferimento, prima in Italia, poi dall'anno prossimo e nei prossimi anni anche a livello internazionale, per il mercato musicale NFT. Bello, infatti, ma è importantissima questa cosa, perché dovete farvi conoscere. Sapete, questo è un po' lo scotto che paga chi fa una cosa completamente nuova, no? Si deve far conoscere, perché io lo so cos'è un NFT, però molte persone, NFT che è quella cosa strana che hanno fatto, quelle fregature, così. No,
qua l'NFT, che è il non fungible token, cioè un token non fungibile, che è una cosa non scambiabile, è accoppiata a una cosa che dà un business vero. Quindi voi volete fare un business vero, non una cosa che producete degli NFT tanto per dire lo vendiamo, boh, vediamo che succede. Ecco, questo è completamente diverso dal resto del mercato, giusto? Sì, assolutamente. E adesso, senza, diciamo, fare troppi spoiler, quello che noi cerchiamo di fare anche è continuare a dare utilità agli NFT magari già comprati, con già stata riscattata l'utilities, sia è un concetto che vogliamo infondere un po' all'artista, quindi non chiudere sostanzialmente un progetto una volta, se l'experience era, cioè se l'utilities era fare l'experience in real life con l'artista, non vuol dire che dopo quell'NFT non serve più a niente. L'artista, per esempio, può decidere che tutti quelli che hanno comprato i suoi NFT quell'anno hanno diritto di andare a un suo concerto privato. Stessa cosa noi come piattaforma, avendo a disposizione, potendo creare sia NFT, sia avendo il nostro utility token che si chiama Cabble, quindi... Ah, ecco, parla un attimo di questa cosa, mi ricordavo che me l'avevi un attimo detta, ma questa è... parla un secondo di questo, cos'è e cosa serve? Sì, Cabble è, diciamo, l'utility token che serve per interagire, serve ma non è necessario, nel senso che per comprare NFT puoi utilizzare per esempio Matic. Comunque Cabble non è l'unica valuta necessaria, ecco, per comprare NFT, comunque ti fa interagire con l'ecosistema Bubble, che ad oggi è solamente il marketplace NFT, ma in futuro, ecco, verranno sviluppati altri prodotti. E sostanzialmente migliora l'esperienza degli artisti e degli utenti, quindi essendo un utility token ha diversi vantaggi, come ad esempio lo sconto sulle commissioni delle transazioni, zero fee di listing e minting. Adesso se andiamo un po' troppo sul tecnico, comunque vantaggi, ecco, sconti su commissioni, per restare un po' più generici, e maggiore personalizzazione del proprio profilo sia su Bubble sia soprattutto, questa è una cosa molto interessante, su altri prodotti che svilupperemo, e visibilità, diciamo, in una sezione apposita, sia per artisti sia per utenti che credono nel progetto di fatto comprando Cabble. E il nostro obiettivo finale, diciamo, col token è quello di, adesso torno un attimo sul tecnico, ma dico giusto una frase e poi la spiego in termini più spiegala un attimo, poi mi raccomando. Sì, vogliamo creare una DAO. Una DAO sostanzialmente è cedere potere di governance, cioè quindi potere decisionale, a tutte le persone che holdano, quindi che hanno il nostro token, in modo proporzionale a quanti ne hanno. Quindi ecco, questa è la finanza, diciamo, decentralizzata. Matteo, cioè, te la traduco un attimo io. La DAO sarebbe una specie di cooperativa cui tutti hanno un po' di questi token. Chi più ce n'ha, più potere decisionale, come se fossero le azioni di una società, no? Esattamente. Una DAO è una cosa, non che io comando e voi non siete niente, ma tutti insieme decidiamo, chi più ne ha più ha voce in capitolo. Questa vuol dire decentralized autonomous organization, un'organizzazione decentralizzata autonoma, detto in italiano. Esattamente, l'hai spiegato benissimo. Esatto, e con questo strumento possiamo raggiungere i nostri obiettivi sociali nel campo musicale, ovvero quello di aiutare gli artisti emergenti sia in termini di visibilità sia in termini economici. Cioè, quello che vogliamo fare è far votare sostanzialmente appunto alle persone che hanno Cabble degli artisti emergenti bravi, che fanno musica di qualità ma che non hanno i mezzi o comunque il potere economico per farsi conoscere al grande pubblico, e poi dargli visibilità all'interno della piattaforma, sui social eccetera, e perché no anche aiutarli economicamente nel sviluppare la propria musica e nel distribuirla. E quindi sì, questo è il nostro obiettivo sociale nel campo musicale. Bello. Senti Stefano, vuoi chiudere tu lasciando un po' tutte, magari se non ho chiesto qualcosa, magari visto che hai detto che sei molto chiacchierone intervieni tu e poi se vuoi lasciare anche tutti le modalità con cui vi possono contattare, dove possono trovare il sito internet, insomma. Io ho detto Stefano, però se vuoi continuare tu, Matteo, per me è uguale, non cambia niente. No, beh, ti ringrazio. Matteo è sempre è il nostro uomo pitch, è sempre lui che racconta il progetto, lo racconta e credo che trasmetta tutta la passione
che stiamo mettendo in questo progetto e prodotto. Ha già anticipato che ci saranno più prodotti, quindi qua facciamo un piccolo spoiler che il marketplace non sarà solo, non sarà l'unico prodotto di Bubble, ma uno dei, quindi stiamo lavorando alacremente anche per espandere l'ecosistema Bubble oltre al token e al marketplace. Quindi mi autoinvito, ci autoinvitiamo per una prossima puntata quando presenteremo altri prodotti di Bubble, se ci vorrai. E a questo punto, sì, come ci potete seguire? Sicuramente su Instagram, bubblemusic.io è il nome del nome utente, il nome del profilo, su Discord, sul nostro sito landing page bubblemusic.io. E direi che questi sono i principali canali dove collegarsi, quindi Instagram, Discord o sito, o LinkedIn per chi è più istituzionale. Anche lì c'è la pagina aziendale Bubble Music, dove lì ci sono comunicazioni un po' più istituzionali, come la rassegna stampa, gli eventi, però facciamo, diciamo, cose interessanti anche lì. Va bene. Se vorrete ripartecipare e accettare il fatto che io traduco in parole povere quello che sono le vostre cose molto elevate, va benissimo per me, perché io, sai, questo si chiama finanza semplice, no? Chiedo, e credo di fare un lavoro di spiegazione per tutti quanti. Poi i super esperti magari dicono, vabbè, ma che ci stai a dire? Cioè, lo sappiamo, no? Quelle persone, quando dici mintare, blockchain, queste cose qua, dice, che sta di questo? E quindi mi piace tradurlo, senza, non vi offendete quando traduco in parole povere queste cose un po' più difficili. No, ma assolutamente, guarda, noi adesso una cosa che non abbiamo detto è l'obiettivo centrale di Bubble è quello di prendere gli NFT, che ad oggi sono per una nicchia sostanzialmente, cioè per gli utenti crypto friendly che hanno conoscenze di base del mondo blockchain, e portarli al mass market. Per fare questo abbattiamo le principali barriere che appunto impediscono agli utenti crypto friendly di approcciarsi a questo mondo, quindi sistema di pagamento, che se no è necessario, ecco, pagare con cripto, la necessità di avere un wallet, da noi, ecco, può essere generato automaticamente e puoi pagare con carta, e vabbè, la user interface l'abbiamo semplificata molto. Insomma, questo per dire che anche noi, in un modo un po' diverso dal tuo, però cerchiamo di sostanzialmente semplificare un argomento, farlo arrivare a più persone, con l'obiettivo però poi che queste persone imparino le conoscenze di base, almeno del mondo blockchain, e diventare un po' esperte per vari motivi. In primis sicurezza, perché insomma, se non hai tu le chiavi private del tuo wallet, almeno insomma, una serie di... Fermati con la tecnologia. esatto. Alfonso, guarda, ti lasciamo con due chicche. Noi quando uno farà la registrazione su di noi, ci sarà la spunta crypto friendly, non crypto friendly. Se non sei crypto friendly, ti genera tutto in automatico. E poi cito Umberto Ciriello, il nostro CTO, che non è un creativo, ma ha tirato fuori, secondo me, il miglior claim di tutta l'azienda, sarà ho comprato un NFT e non lo sapevo. Questo per dire quanto è semplice il processo, perché il successo è la semplicità, no? Perché l'80% delle persone non fa una cosa perché l'ha studiata anni e anni, la fa perché l'ha capita semplicemente in tutte le cose, pure con i miei clienti stanno a me perché gli spiego semplicemente le cose complicate del mio lavoro, altrimenti se usassi le parole complicate fuggirebbero tutti, quello è fondamentale. Certo. Senti Matteo, grazie anche a te Stefano, grazie a tutti e due. Bubble Music, seguiteli, fategli tante domande particolari se ce l'avete, se siete nerd. Matteo vi risponderà a tutte le domande da nerd, quindi tranquillamente, se volete chiedere qualcosa a me, io la girerò a lui, se non so rispondere, perché queste cose sono da super nerd, io non sono un nerd. E grazie veramente ad aver partecipato. Volentieri, appena avete novità, mi contattate e facciamo un'altra puntata, molto molto volentieri, va bene? Grazie a te, Alfonso. Ciao, ci sentiamo alla prossima.